E quindi vi faccio vedere un trailer di quello che si può fare con Blender e poi dopo cominciamo un workshop di un paio d'ore dove vi faccio vedere tutta una serie di processi. Quanti conoscono Blender, usano Blender? Ok, quindi insomma più che altro sarà per tutti il piacere di vedere tutta la fase dall'inizio, dall'apertura del software fino alla fine. Della creazione di un personaggio in 3D animato. Poi gli stessi concetti che spiego possono servire anche per gli architetti per modellare qualsiasi altro tipo di prodotto, cioè le stesse cose che farò vedere possono servire per fare divani, vasi, sedie. Dunque, questo è quello che è un po' un riassunto di quello che faccio di lavoro con Blender. Ho un approccio un po' creativo e meno di design meccanico e anche tutte queste 2 ore saranno un po' più orientate alla creatività, diciamo. Rumore di fondo. La cassa su. E quindi parleremo di Blender, partiremo dall'interfaccia iniziale e arriveremo a modellare in questo caso un carattere come questo. Vedremo come importare delle reference, modellare la geometria di base sulla quale incominciare a scolpire, mo altra modellazione. In questo caso modellerò il casco, modellare i tentacoli, scolpire con le texture sopra le geometrie per ottenere dei dettagli, esportare le informazioni che sono sul modello ad alta risoluzione, esportarle sul modello a bassa risoluzione. Questa cosa serve per avere un modello leggero, visivamente ricco di dettagli come il modello ad alta risoluzione. Poi vi farò vedere alcuni modificatori. Bravo. Grazie. E, come impostare Eevee, che è un motore nuovo che è all'interno della nuova versione di Blender, che serve per fare fotorealismo in tempo reale praticamente. E arriveremo al risultato finale. È un po' immagino per voi che non lo conoscete perché è un po' un tutorial abbastanza tecnico. Diciamo che potreste riuscire a capire un po' come funziona tutto il processo e poi magari studiandovelo un po' col tempo, serve del tempo, in 2 ore ovviamente non si riesce ad entrare nel merito di tutte le cose, però avrete una supervisione generale dei processi generali. Quindi vi do un po' di nozioni di base
della modellazione dell'interfaccia. Così è come si presenta la. C'è tutto? Sì. Questa è l'interfaccia di Blender 2.8. Blender era noto per essere un programma in cui la selezione avveniva in un modo scomodo, cioè con il tasto destro, quindi nella 2.8 invece si può selezionare anche con il tasto sinistro. O tramite questo che si chiama Outliner, che è l'elenco di tutte le geometrie che sono all'interno dell'interfaccia. L'interfaccia è fluida, significa che a seconda delle operazioni che dobbiamo fare, possiamo creare nuove finestre con dentro contenuti necessari per fare sculpting oppure modellazione. Quindi generare nuove finestre e avere un'interfaccia personalizzata. Molto piccolo, non posso farci niente. Le finestre poi si possono richiudere e si può ritornare alla posizione iniziale. Per aggiungere nuove geometrie, si può usare lo shortcut CTRL A. Blender, diciamo che è nato, diciamo che ha una curva di apprendimento un po' complicata perché privilegiava molto gli shortcut, quindi è tutto un'interfaccia a tastiera. Comunque nella nuova versione, che adesso è in beta ma uscirà fra qualche mese, definitiva, diciamo, è stato riservato molto spazio a chi vuole cominciare a usare Blender dall'inizio e ci sono molte icone sulla parte destra o sinistra che permettono di fare le stesse cose che si fanno con gli shortcut. Io comunque tutto il workshop l'ho impostato e ve lo spiego a shortcut. Canci per eliminare. In questo caso qua vi faccio vedere come dopo importerò le immagini di background sulle qua che servono come riferimento per poi incominciare a modellare le geometrie. Blender, anche per il fatto che è open source, ha moltissimi add-on, moltissime estensioni che magari non sono attive di default appena aprite il programma, ma sono attivabili andando in Edit Preferences e cliccando sulle add-on che serve un'estensione, oppure si possono cercare degli add-on non ufficiali o in testing o comunque ufficiali a pagamento, cliccando Install e caricando lo zip e si accede a funzionalità ulteriori. In questo caso qua io ho attivato un add-on che mi serve per fare vedere tutti i tasti che premo, così potete seguire meglio nel caso, in basso qua a destra, molto spesso perché delle volte mi dimenticavo di attivarlo, e potete vedere i tasti che premo. Ci sono due pannelli fondamentali che sono questi che faccio vedere, che si attivano con TN o Cioè, si dovrebbe vedere, c'è un'iconcina con un più che contengono delle ulteriori aree di con dentro delle informazioni, diciamo. E altro shortcut abbastanza fondamentale è maiuscolo S, attiva un sottomenu che serve per spostare il cursore. Il cursore è una cosa che esiste in Blender, che è questo. E non so, quando non volete modellare precisi, non so, creare un oggetto direttamente all'origine dell'interfaccia, si può appunto maiuscolo S, avete per esempio l'opzione cursore alla selezione, cursore al world origin, che è il punto zero degli assi all'interno del programma. Quindi in questo caso qui ho creato un cubo proprio nel punto
centrale. C'è il tastierino numerico delle tastiere, permette di ruotare nelle interfacce, cioè, vi permette di vedere l'oggetto frontalmente, lateralmente, dall'alto, semplicemente premendo 1, 3, 5. È anche passare dalla vista ortografica alla vista prospettica con il 5. Ritorno cursore al centro. Altri tastini shortcut R per ruotare e R più uno degli assi, quindi XYZ, ruota vincolato. Significa che in quel caso qua potete ruotare solo su un asse. G sta per grab, e sempre con il vincolo XYZ vi spostate solo su un asse, e anche scalatura, rotazione. Oppure, come vi dicevo, potete sempre andare a cercare come si fa la stessa cosa andando con il mouse in una certa zona dell'interfaccia e fare le stesse cose. Il puntino sul tastierino numerico zoomma sull'oggetto selezionato. Con tab si entra nell'edit mode. L'edit mode è quella zona in cui si può cominciare a modellare. Quindi si accede alle informazioni come vertici, poligoni e bordi. Questa è una delle. Vi sto facendo vedere le operazioni base, nozioni base che ho usato, che userò poi e dopo non vi spiegherò ogni volta e vedrete che le sto usando, magari. Quindi uno è E che sta per estrudere, si possono estrudere sia i vertici, sia i bordi, sia i poligoni. Qui estrudo un vertice, lo estrudo vincolato schiacciando X. Estrudo un bordo. Questa è un'altra operazione che si chiama inset, che in italiano non so, non saprei tradurre. Serve per appunto fare quello che vedete. Estrudo, inset, estrudo. E sto cominciando a modellare. Ctrl R fa questa operazione che si chiama loop cut, prende praticamente riconosce tutti i poligoni sequenziali e crea un ulteriore bordo. Questo serve per aggiungere informazioni e suddividere le geometrie. Qui in alto ci sono opzioni per quanto riguarda la visualizzazione dell'oggetto nell'interfaccia. Molto spesso bisogna attivare questo bottone che permette di vedere attraverso, non solo vedere ma selezionare. Per cui si possono selezionare in un colpo solo anche i vertici dietro dagli altri vertici. Si seleziona con B. Questo vi faccio vedere cosa succede se non fosse stato selezionato il vedere attraverso, cioè si selezionano soltanto le facce frontali e non quelle dietro. Cance, elimino i poligoni. E questi sono i modificatori. I modificatori che userò sono il modificatore simmetrico per lavorare la metà del tempo, perché una volta che io modello mezzo modello, dall'altra parte mi ritrovo le stesse modifiche. Modificatore simmetrico ha questa funzione
che è il clipping, che adesso attiverò, che mi permette appunto di tenere vincolati i vertici nel punto mediano dove nasce la simmetria. E tiene vincolati i vertici che non possono spostarsi lungo l'asse della simmetria, praticamente. Così nel momento in cui unisco un lato, automaticamente tutto quello che è a metà rimane a metà. Con apply si applica definitivamente il modificatore, quindi a questo punto non ho più una forma asimmetrica, ma se dovessi modificarla perdo la simmetria. E poi l'altro modificatore fondamentale, spesso, cioè che si usa molto spesso, è il subdivision, che fa questa cosa, attenua le geometrie e suddivide la geometria. E quindi nel caso poi io volessi ritornare ad avere dei bordi spigolosi, creo con il loop cut delle nuove informazioni, avvicino gli edge, si chiamano edge, e torno ad avere i miei angoli spigolosi. Queste sono le modalità di visualizzazione che poi dopo nel corso vedremo. Questa è la modalità anteprima che ha un nome, si chiama Eevee, che è molto di più di una modalità di anteprima, è praticamente un motore di render che restituisce immagini fotorealistiche. Il character che avete visto prima era Eevee, cioè era l'interfaccia del programma, non è stato prodotto un render di un'ora di calcolo, era tempo reale. Invece questo qui è, diciamo, il vecchio motore che si chiama Cycles, che permette sempre di avere delle anteprime, dei render magari un po' più diciamo precisi da un punto di vista di calcolo dell'illuminazione in diretta. Cioè, diciamo che per avere un fotorealismo molto preciso bisogna usare ancora Cycles, però poi vedremo un po' la differenza. Eevee è istantaneo, è molto veloce e comunque fotorealistico, per cui diciamo che insomma abbiamo doppia alternativa sempre. Questo è per quanto riguarda nozioni base di modellazione. Un'altra cosa che vedremo è lo sculpting. Non so se sapete cos'è ZBrush, comunque vi faccio vedere un po' cosa può fare Blender. Data una geometria e una geometria suddivisa, diciamo composta di tanti vertici, tanti poligoni, come questa ancora non è, per cui ho attivato lo sculpting, ma non succede niente perché sono quattro vertici, 1, 2, 3, 4, non c'è niente da modificare. Quindi entro con tab in edit mode, mi genero più informazioni, suddividendo il piano, e in questo caso qua sto usando lo sculpting, che non fa altro che spostare, creando delle conche o degli avvallamenti, la geometria. Questo caso sto attivando, ho generato una nuova finestra per vedere uno dei pennelli che sto usando con tutte le sue informazioni, perché è ancora in beta questa versione, diventerà definitiva, ma al momento ci sono ancora delle cose da perfezionare. Questo è un sistema per poter vedere le opzioni di ogni singolo pennello. In questo caso qua sono andato nelle opzioni di questo
ho trovato qua sotto simmetria, ho disattivato la X perché di default non so perché è attivato l'editing simmetrico su un asse, che non sempre è utile. Con F cambio da tastiera la dimensione del pennello e con Ctrl F la forza, la pressione, la quantità di esercitata. Ora io non riesco a spiegarvi a parole, ve lo appunto, adesso lo vediamo, cosa fa ogni singolo pennello. Comunque diciamo che generalmente c'è un pannello che si chiama smooth, che riappiattisce un po' le superfici, un pennello che estrude molto le geometrie, e comunque non c'è, cioè, bisogna provarli per capire cosa fanno, è impossibile da spiegare a parole, io nemmeno non ci riesco. E questa invece è un'opzione fondamentale, si chiama dinotopo, insomma è di topologia dinamica. Sostanzialmente vi permette di aggiungere geometrie nel momento in cui voi toccate la forma. E questo serve per aggiungere i dettagli e scolpire i dettagli. Infatti vedete che qua è attivo e mi ha creato tutti i vertici necessari per avere l'estrusione necessaria. Questo è attivo e invece qua è disattivo. Nel momento in cui io tocco la geometria non faccio altro che spostare i vertici che già sono presenti, non ne genera di nuovi. E invece qua è attivo. Ovviamente immaginate che se dovendolo usare per creare una forma complessa, a un certo punto mi ritrovo un modello che pesa 2 giga. Quando io salvo, a un certo punto, vi faccio vedere, salvo il mio personaggio, nel momento in cui ho appena finito di modellare tutto, il file pesa 400 mega e quel file non è utilizzabile, non si può animare. Per cui dopo vi farò vedere cosa bisogna fare per poter conservare le stesse informazioni e avere un modello leggero. E poi vedremo come scolpire con delle texture, perché in questo caso qua io ho solo a disposizione un pennello che mi modifica la geometria. Invece in questo caso carico una texture. Si chiamano alphas, se le doveste cercare online ce ne sono da disposizione gratuita, sono bianche e nere e a volte sono proprio in formato TIFF o PDF perché all'interno non c'è la compressione e quindi sono proprio immagini pulite e quando estrudete una cosa non vedete gli artefatti tipici della compressione. Scusate se metto una piccola comunicazione di servizio. Gli architetti che hanno firmato per i criteri formativi, ripassate dopo il reception, firmate anche l'uscita, no? Adesso abbiamo aggiunto un foglio integrativo così fate intanto uscita perché l'architetto Tavella ci fa giustamente notare che sarebbe cosa così. Scusate, buon proseguimento. Qui vedete appunto la texture, sculpting con texture all'opera. Si vede? Forse si vede qua. È bruciato? Ok, ho finito con le nozioni base e incominciamo a modellare il nostro personaggio. Quindi, posizioniamo le texture, le reference. Ctrl A, Image, Reference, Background. Si seleziona e si importa all'interno della scena. Poi con i bottoni che avevo fatto vedere, R, ne viene posizionata una che poi è la stessa che contiene sia il frontale sia il laterale.
su un asse, viene duplicata con Shift D e ruotata. Controllo che i piedi siano sull'asse orizzontale per avere il modello nel centro dello spazio tridimensionale. E poi comincio con un cubo. Ah, mi accerto che il cursore sia nel punto 0 e creo un cubo. Controllo A. Cubo. S lo scalo. Mi fa una domanda perché penso che il cursore sia una cosa abbastanza bastarda in Blender. La differenza, perché esiste il cursore in Blender e non esistono altri programmi? Possiamo un attimino spiegarlo perché, boh, la sua vera funzione. La sua vera funzione è quella di spostare, diciamo, beh, di avere un punto all'interno dello spazio a cui fare riferimento per diverse necessità, tipo quella di creare una geometria nel punto in cui abbiamo il cursore, in cui abbiamo messo il cursore. Un altro utilizzo può essere quella di impostare il pivot point di un oggetto e poi non so, altre cose che non mi vengono in O mente. nell'edit, boh, diciamo comunque è il mouse che non abbiamo in Blender, possiamo metterla così. È il È come mouse. se avessimo un mouse in più da utilizzare, Sì, è cioè se fosse da far diciamo, un ruotare punto di su. riferimento sul quale ancorare le informazioni. Scusa, disturbo. Mi viene per... Interrompimi quando vuoi. Ho usato il loop cut per eliminare metà cubo. Così su metà cubo posso applicare il modificatore mirror e lavorare la metà. Ho applicato la scalatura dell'oggetto con Shift A in modo che l'oggetto sia scalato 1-1-1. Questo è difficile da spiegare, la lascio così. Ho qui comincio a modellare la geometria base. Per avere, diciamo, una sagoma che mi servirà poi come base su cui scolpire i dettagli. E quindi non faccio altro che ricalcare il disegno di riferimento, estrudendo, spostando i vertici, andando in modalità vedere attraverso per selezionare tutti i vertici che sono nascosti dietro al vertice che vedo. Qui ho creato un loop cut per generare nuovi vertici e aggiungere dettagli dove servono. E questo è tutto un processo, ve lo faccio vedere tutto, magari all'inizio così a forza di vederlo magari incominciate a prendere familiarità.
È tutto muovere vertici, estrudere i poligoni e ricalcare, come vedete. Diciamo che tu comunque hai pochi poligoni da muovere, In ti metti questo dei caso, semplificatori sotto che lavorano e ti fa vedere come verrebbe anche. esatto, avendo messo un modificatore mirror, posso concentrarmi solo su un lato e l'altro viene duplicato. Quindi tu ne fai una metà e poi lo dupli. Sì, è già duplicato perché io ho accesso a metà, ai vertici di metà geometria. Dall'altra parte succede Mirrorato la stessa quindi. cosa. Sono sicuro sempre che succede nell'altra metà della geometria la stessa cosa che sto facendo. Anche smussare con subdivision che vedere prima. Quando faccio il loop cut, che generano nu nuove geometrie, si generano automaticamente anche dall'altra parte. Se fai un po' di, come se avessi fatto un po' di palestra in più, basterebbe aver sposto due vertici e alzare le spalle e già sarebbe. Ecco, in questo caso qua ho creato un inset, ma c'erano delle informazioni in più, per cui ho cancellato un poligono, e a questo punto, spostando il poligono che non era nella metà, lo aggancio alla metà e mi sono creato la base del collo. E diciamo che la topologia in questo caso, che poi è la corretta posizione dei vertici, è stata rispettata, ma non era neanche tanto necessaria, perché poi, usando lo sculpting con l'opzione di topologia dinamica, che era quella che genera i vertici, viene perso tutto il lavoro di topologia, per cui qua mi permetto di mi serviva semplicemente arrivare a una geometria, a una forma che assomigliasse a quella che avevo nella reference sottostante. In ogni caso non ci sono degli errori gravissimi, no, di modellazione, diciamo, in questo No. caso, tipo facce triangolari. Ma direi che con la subdivision lo vedevi subito. Esatto. Diciamo comunque al lavoro lento, perché anche su una forma semplice non è che lo fai in istante, quindi No, l'occhio, cioè, le ore passate davanti al programma, cioè anche sul comando semplice, sulle ore passate davanti al programma che fa la differenza. adesso questo infatti qui è tutto condensato in un'ora e mezza, vi faccio vedere step by step per avere una panoramica. In realtà è durata tutta questa cosa diversi giorni, in fondo, questa poi è stata condensata. E poi a un certo punto, non preoccupate, vi mando avanti veloce, non è che lo vediamo tutto, tutto, tutto precisamente. In questo caso non sto rispettando il disegno, e le braccia le lascio aperte, perché a un certo punto userò delle ossature che mi servono poi per muovere il personaggio. E diciamo che è convenzione utilizzare la posizione braccia aperte, perché è più corretto, cioè è più corretto rigare un modello con le braccia aperte e poi chiuderle, piuttosto che modellarle con le braccia chiuse e poi aprirle, per una questione di stretching dei poligoni.
va avanti un altro po', ma direi che... Ah beh sì, qui vedete esattamente cosa fa il mirror, cioè io girando un piede automaticamente dall'altra parte succede l'operazione specchiata. Su qualsiasi cosa, infatti, Lui sa che è un carattere quello, lui sa che è una forma. lui sa che è una forma, può essere utilizzato per qualsiasi Casa. cosa, certamente. Tutto quello che è simmetrico può essere simmetrico. Una casa potrebbe non essere simmetrica. No, sì. Ok, direi che vabbè, poi c'è l'estrusione della testa che niente, se si seleziona il poligono si estrude e le mani ho sempre utilizzato le stesse operazioni. Ah, ok, la modellazione del casco è più o meno la stessa cosa. Cominciamo con un cubo. In questo caso qua ho generato un modificatore simmetria sul cubo e all'interno, nella modalità di editing dell'oggetto, ho potuto creare un altro oggetto. In questo caso ho creato un circle, un cerchio. L'ho fatto per far vedere che si può fare anche un'operazione diversa. Si può creare un oggetto e all'interno dell'oggetto in edit mode si possono creare altri oggetti. E anche loro beneficeranno del modificatore simmetria. Così posso cancellare il cubo e a questo punto ho due elementi del casco dai quali avevo deciso di partire, che erano le parti più esterne. Quindi scalo il cerchio, che era composto da 8 vertici perché poi sapevo che avrei applicato il subdivision modifier che avete visto prima, per cui quegli 8 vertici sarebbero diventati 16 e quindi avrei avuto una geometria dettagliata, ma avendo solo 8 vertici nel momento in cui sono in edit mode devo muovere meno cose. Sempre una questione anche di avere il modello più semplice possibile con il minimo numero di vertici necessario per creare una geometria, come in questo caso qua. Poi l'obiettivo è sempre lavorare il meno possibile, cioè fare meno fatica possibile. Qui sono uscito dalla modalità di editing per un attimo del casco e poi sono rientrato per poter vedere il casco assieme al modello. So che è partito un altro bis. In questo caso sto estrudendo proprio un vertice, non un bordo. Se non sbaglio si chiama modellazione a tela di ragno e consiste nell'appunto creare il reticolo che
che mi serve, e poi a quel punto, una volta che ho posizionato solo i vertici nello spazio, collego i due bordi. Ecco, qui ho attivato il subdivision modifier che mi crea una geometria più dettagliata. E con il loop cut avvicinando i vertici ottengo una spigolatura maggiore in quel punto lì. Ovviamente la geometria sottostante, non essendomi stata data da un cliente, ma essendomela disegnata io, mi prendevo la libertà di improvvisare un po', non stavo rispettando esattamente il disegno, in questo caso qua. In questo caso sto selezionando due vertici, cioè anziché estrudere tutti i poligoni, estrudere tutti progressivamente tutti i bordi, si può partire da un vertice lontano, costruire la geometria e a un certo punto, quando ci sono due vertici vicini, unirli. Adesso vabbè, il bottone era Alt M. Scelgo se agganciare al centro, al primo selezionato, all'ultimo selezionato, e a quel punto lì ho unito i due vertici e ho una geometria. In questo caso qua sto facendo un loop cut e poi unisco due vertici. Con F, selezionati i due bordi, con F creo il poligono che unisce i due bordi. Da due bordi selezionati con F genero un poligono aggiuntivo. Ecco, in questo caso qua sto andando dietro al casco, non procedo dalla geometria già realizzata, ma mi sposto. Estrudo dei vertici in modo da avere, diciamo, lo scheletro e poi unisco i bordi. Sto estrudendo direttamente dei poligoni in blocco. E qui ho fatto un giro assurdo, giusto per fare vedere com'è un altro approccio. Prima genero un poligono, ne elimino due che sono vicini e poi unisco i vertici. Avrei potuto estrudere direttamente il vertice iniziale. È un processo abbastanza creativo e, insomma, diciamo, ci sono tanti modi per arrivare allo stesso risultato sempre.
qui sto andando a chiudere la geometria. È sempre la stessa operazione che ho fatto anche prima. Seleziono due vertici, li unisco, seleziono due bordi F, genero un poligono e chiudo e avanzo nel costruire la geometria. Qui cerco di pulire un po' dopo che ho modellato, cerco di allineare i vertici andando in vista ortografica in modo da avere un modello pulito il più possibile. E qui io sto usando un altro modificatore che si chiama Solidify. Il casco, per come era stato modellato, era soltanto un insieme di poligoni senza spessore. In questo caso qua, con questo modificatore Solidify, praticamente ho un'estrusione completa di tutto quello che ho modellato, per cui da un piano, diciamo, ottengo un poligono. Infatti adesso il casco ha uno spessore, come vedete. E ho applicato per definitivamente tutti i modificatori. Adesso il casco non è più specchiato. E adesso faccio una serie di operazioni un po' noiose, che è correggere tutte le imperfezioni dovute al modificatore Solidify. Quindi sposto un po' di vertici e poi mi creo degli edge loop che mi permettono di avere le spigolature, come in questo caso dove servono. Vedete che quando clicco CTRL E mi sposto sulla superficie e lui mi fa vedere tutte le opzioni possibili di edge loop. Lo faccio rivedere qua. Qui con CTRL E posso farlo lì, oppure mi fa vedere tutti gli edge loop disponibili spostando il mouse. Adesso non avendo più attivato il modificatore, tutte le operazioni che faccio devo farle anche dall'altra parte. E non è detto che vengano identiche, perché non sono, come vedete, non è una modellazione precisa con gli snap, è molto libera. Vabbè, direi di saltare un po' qua tutte queste
sono solamente controlli in modo da avere una geometria senza problemi. Quindi mi sposto i vertici che generano delle curve che non mi piacciono, quindi li seleziono e sposto lungo la normale, che è un concetto. In questo caso perché non hai scelto la simmetria? Ma l'ho fatto un po' da fare, cioè diciamo che avevo preparato diverse opzioni per farvi vedere un po'. Diciamo che generalmente si può lavorare sempre con il modificatore mirror attivo. Non c'era stato un Una scelta. motivo, una scelta tattica, diciamo, in questo caso qua. In ogni caso, una volta che uno sceglie di applicare il modificatore, può comunque lavorare su metà geometria e a un certo punto, infatti lo faccio vedere, elimino, e comunque vedi che c'è sempre nella parte mediana c'è un bordo, per cui io posso molto facilmente selezionare mezzo casco, lo elimino, applico il modificatore e mi ritrovo tutto quello che ho fatto. In questo caso adesso sto attivando delle visualizzazioni diverse. E qui ti faccio vedere che in qualsiasi momento posso risimmetrizzare il lavoro. Quindi mi seleziono, mi metto nella modalità che vi ho fatto vedere di visualizzazione attraverso, seleziono metà modello, sono sicuro di selezionare tutto quello che è la metà del modello, la elimino e poi la duplico, cioè la duplico utilizzando il modificatore simmetria. Attivo il clipping in modo da essere sicuro che i vertici nella parte centrale siano attaccati. Qui sto modellando un po' di dettagli, diciamo. Ah, questo è un modificatore che non è attivo di default. Cioè, scusami, è un modificatore, una funzionalità. È andato troppo indietro. Questo si chiama loop cut. Allora, qui ho fatto semplicemente con la I inset ed è questa operazione. E dentro Blender c'è un bottone che si chiama W che attiva tantissime cose utili che potrebbero servire. In questo caso, con il V, ho questa cosa che non so se riuscite a vedere, si chiama loop tools. E praticamente mi permette, sente i vertici e in questo caso qui selezionando circle mi modifica la geometria in modo tale che sia un cerchio. Quindi adesso andando a eliminare il poligono, come vedete, dovrei farlo. Vabbè, lo estrudo. Una volta che vedete l'effetto dello smooth, lo smooth su un cerchio, su un quadrato mi dà un cerchio. Questo, un cerchio perfetto, quasi perfetto. Con queste operazioni, come vi dicevo, potete modellare tranquillamente un divano, cioè io lo faccio quotidianamente, una sedia, architettura, molte categorie, cioè si può veramente fare qualsiasi cosa, in questo caso qua è
è questo, ma finita la seconda parte, due. Ok, adesso vi faccio vedere come si lo sculpting sulla geometria che avevamo modellato prima. E qua ho creato, come avete visto, una nuova finestra trascinando, come vi dicevo, l'interfaccia è fluida, per cui da una finestra posso tirare giù la tendina, creo un duplicato della finestra e adesso la stessa finestra che prima aveva, quanto vado veloce. Eccolo, lo rivediamo qua. Ho duplicato il modello, prima di tutto, il modello che era lo poly con quello che avevamo modellato all'inizio, l'ho duplicato, l'ho rinominato iPoly perché sto per fare delle altre operazioni, in modo tale che mi tengo in memoria comunque la forma base e su una forma duplicata vado ad applicare lo sculpting. Qui in questo caso qui sto generando un nuovo pannello dentro al quale creo un UV editor che mi serve per vedere immagini o per fare altre operazioni che poi vedremo. Quindi apro dentro, ho caricato un'immagine che mi serve come reference perché io, okay, non conosco molto bene l'anatomia. In questo caso qui userò lo sculpting e intanto mi controllo, cioè guardo un po' la muscolatura in modo da non fare degli errori anatomici. Riapro, creo un altro pannello come vi ho fatto vedere prima, e che mi serve per vedere il pennello che sto usando e tutti i relativi dettagli. Attivo topologia dinamica, tolgo, no, mi controllo che ci sia attivata la simmetria in modo anche qua da lavorare una volta metà. Riduco la densità di pixel nel momento in cui io quindi sto scolpendo, sto generando tantissimi poligoni aggiuntivi perché mi serve entrare nel dettaglio di ogni muscolo, adesso lo vediamo. Quindi ho portato dalla risoluzione di default, l'ho dimezzata e a questo punto posso cominciare, diciamo, copiare la muscolatura. Quanto con il F modifico ogni volta che mi serve la raggiatura del pennello e con Shift F la durezza. Ecco, ora, siccome questo processo era durato non poco, a un certo punto vado in modalità veloce, però ve lo potete vedere. Potete vedere tutta la lavorazione. Pausa, fra un tempo e l'altro, scusa, 2 ore continue, sono impegnato Guarda, bene. finiamo. Tanto c'è una musichetta fra un se vi piace il blues. Io stavo usando una tavoletta grafica in questo caso, non il mouse, perché il mouse non ha, non, il Ctrl F, il controllo della durezza ovviamente sul mouse non c'è, si può usare lo sculpting, però non si riescono a ottenere gli stessi risultati. Quindi tavoletta grafica. Grazie.
andato via l'audio? Hai abbassato l'audio? Delle casse? Alzalo, alzalo. Ce Sì, ma tutto della sala, quindi deve essere qua. Prima c'era quando mi sono. Ah, già no, forse qua mi sento. No, sta di là, forse è acceso. Sì, questo. Sì, ok, alza quindi. Strano, non c'è. No, è proprio perché immaginavo che fosse pesante. Allora ho fatto dei pezzi che vado veloce, sotto c'è un po' di Sì. musichetta. Sì, non mi avevi fatto. Se invece di collegarti all'impianto ti collega questo, come audio, allora faccio così. Stacco. Vai. Sì, questo fatalmente è una cosa un po' importante. C'è un pennello maschera. Quando serve modellare una cosa nascosta da un altro oggetto, posso nascondere la parte che non mi interessa, continuare a modellare e ritrovarmelo nella parte nascosta. Non ho mai cambiato il pennello in questa fase qua. Questa è tutta con l'unico pennello. L'unica cosa che cambia era intensità, durezza e dimensione del raggio, ma mai neanche la risoluzione. Ma se tu hai estruso troppo quel pennello, no? Dici no, cosa fai? Esatto. Con lo stesso pennello, con control e schiacciando ottengo l'operazione inversa, quindi se il pennello di default tira su la geometria, con control la sposta in dentro e con shift automaticamente mi attivo il pannello smooth, che praticamente leviga e mi riporta la geometria allo stato di de stessa densità di poligoni ma lisci, senza increspature. Ottimo.
lo controllo da qua. Ah, l'unica eccezione, l'ombelico, perché c'è un pennello che fa bolle, quindi fa delle sfere in pratica. E quindi lì ho attivato il pennello sfera, che si è visto per una frase comunque, control, e ho bucato. Forse sì, pochissime eccezioni comunque. Levigatura, che è smooth. Qua mi sono caricato un'altra reference per le pieghe del viso. Si lavora con le reference anche se si è Bernini di solito, eh? Tutti usano reference perché nessuno. Alla fine il risultato è sempre migliore. E io non sono neanche, io neanche sono Bernini per cui. Ovviamente il resto della testa non l'ho toccato perché è nascosto dal casco e l'obiettivo è sempre lavorare il meno possibile. E comunque questo probabilmente in realtà è durato 40 minuti questa operazione, anche forse un'ora. Volevo trasmettermi un po' la sofferenza della pazienza in questa prima parte, poi la seconda è più divertente comunque. Non so, se volete fare una pausa. Abbiamo fatto la 1 e la 2, ci sarebbero fino alla 9, però magari tagliamo adesso.